Video recensione dedicata a Saving Private Ship 2. Il titolo è di Bulky Pix. In questo gioco dovremo aiutare le pecore contro le volpi, le quali cercano di rapire i piccoli e innocenti agnellini. Vediamo il menu principale. Tasto per giocare, il pulsante che ci porta all'editor dei livelli, molto utile perché aumenterà la longevità del titolo. Voce impostazioni. Tasto per attivare e disattivare l'audio e il tasto per giocare. Troveremo i capitoli, i livelli bonus e in basso sulla destra lo store, dove con le monete che vinceremo e conquisteremo nei vari livelli potremo comprare skin e munizioni aggiuntive e molto altro. Partiamo dal primo capitolo e dal primo livello e vediamo qualche livello insieme. In alto a sinistra tasto pausa, i reach a disposizione, il tempo che ci resta per completare il livello e il tasto per riavviare lo stesso. Come vedete comanderemo una pecora con elmetto militare, molto simpatica, con una fionda e dovrà lanciare, quindi avrà come munizione un riccio. Questo riccio dovrà colpire la volpe per far uscire dalla propria pancia l'agnellino o la pecora che si era precedentemente mangiato. Quindi gameplay molto semplice, intuitivo. Adesso già cambia in quanto dovremo fare i passaggi fra le varie pecore. Adesso innanzitutto vediamo di prendere queste monete, poi passiamo il riccio al nostro compagno e adesso andiamo a colpire la volpe e liberare la nostra amica pecora. Bene, vediamone un'altra ancora. Ovviamente man mano sarà sempre più complesso sia il percorso che i passaggi fra le varie pecore. Bene. Perfetto, ripassiamole indietro. Dovremo riuscire a prendere tutti i vari bonus nel livello tra monete, stelle e via dicendo per avere così un punteggio più alto. Perfetto, liberato anche quest'altro agnellino. Torniamo al menu principale. Quindi, come abbiamo potuto vedere, il gioco è molto simpatico, con una trama molto divertente. Sono previsti 66 livelli pieni di pericoli, polli, cascate, ragnatele e via dicendo. Livelli sempre nuovi grazie alla possibilità, o meglio, all'integrazione con un editor di livelli, numerosi gadget che incontreremo come paracadute, peperoncini, jetpack, tubi e quanto altro, skin e munizioni che si potranno comprare nello store, quindi un titolo veramente molto simpatico. Alla prossima!